Bastiano alla fine sedette un po' affannato e domandò: Posso restare sempre qui con te? Il leone scosse la criniera. No, mio signore. E perché no? Perché qui c'è solo la vita e la morte, solo per Elunna e Goab. Ma non c'è storia. E tu invece devi vivere la tua storia. Non puoi restare qui. Ma non posso andare via, replicò Bastiano. Il deserto è troppo grande perché qualcuno riesca mai a uscirne e tu non puoi portarmi fuori perché rechi il deserto con te. Le strade di fantasia, disse Graugraman, le puoi trovare solo grazie ai tuoi desideri e ogni volta puoi procedere soltanto da un desiderio al desiderio successivo. Quello che non desideri ti rimane inaccessibile. Questo è ciò che qui significano le parole vicino e lontano. E non basta volere soltanto andare via da un luogo, devi desiderarne un altro, devi lasciarti guidare dai tuoi desideri. Secondo me questo è solo uno dei tanti passi significativi. E se si applica questa filosofia alla propria vita, si vive in maniera molto più profonda, secondo me. E secondo me è proprio quello che Michael Ende voleva significare con questo libro. Che cos'è un desiderio? Qual è il tuo vero desiderio? C'è un altro passo molto bello e ve lo leggo brevemente, sono poche righe. Qualche giorno più tardi ebbero un altro colloquio molto importante. Bastiano aveva mostrato al leone la scritta sul rovescio dell'amuleto. Che cosa può significare? Domandò. Fa ciò che vuoi, questo vuol dire che posso fare tutto quello che mi pare, non credi? Il volto di Graugraman assunse d'improvviso un'espressione di terribile serietà e i suoi occhi divennero fiammanti. No, esclamò con quella sua voce profonda e tonante. Vuol dire che devi fare quel che è la tua vera volontà e nulla è più difficile. La mia vera volontà, ripeté Bastiano impressionato. E che cosa sarebbe? È il tuo più profondo segreto, quello che tu non conosci. E come posso arrivare a conoscerlo? Camminando nella strada dei desideri dall'uno all'altro e fino all'ultimo. L'ultimo ti condurrà alla tua vera volontà. Ma questo non mi pare tanto difficile. Di tutte le strade è la più pericolosa, replicò il leone. Perché? Domandò Bastiano. Io non ho paura. Non è di questo che si tratta, ruggì Graugraman. Ciò richiede la tua massima sincerità e attenzione. Perché non c'è altra strada su cui sia tanto facile perdersi definitivamente. Questo è un altro passo veramente fondamentale del libro, in cui Michael Ende mette tutta la sua saggezza e io lo trovo davvero molto profondo. È vero che ha scritto in maniera semplice, in maniera metaforica, in modo che si capisca, che sia chiaro quello che vuole dire. Non ci vuole un filosofo per arrivare a capire determinati concetti, però questo non toglie che siano concetti molto profondi, molto veri. E io trovo che il viaggio di Bastiano all'interno di Fantasia sia il viaggio che tutti compiono nella propria vita, o quasi tutti, o diciamo tutti, che ne siano consapevoli o meno.